Buongiorno cucciole, buona colazione, vi siete svegliate tardissimo? No, io no. No, tu no, mezzogiorno, ed è a mezzogiorno e un quarto, e io alle 9, è 3 ore che vi guardo, che dormite. E visto che oggi voglio andare al mare, ma adesso è già mezzogiorno e oltre, facciamo colazione, pranziamo velocemente, non mangiate troppo perché poi dobbiamo pranzare e poi andiamo al mare, ok? Oggi la giornata è bellissima, non piove, non c'è vento e quindi voglio godermi questa giornata. No, piove. No, dai, ti prego Anastasia. Quindi buona colazione, Vanessa non riesce nemmeno a parlare e ci vediamo dopo. Fatti vedere, tutta in azzurro. Wow, che bel costumino nuovo. Anche tu, amore, sei bellissima, tu sembri Jane, la moglie di Tarzan. Ho fatto vedere la mia cover. Ah, la tua cover nuova, bellissima. Però Vanessa ha messo la cosa qua. Ha messo il vetrino lì perché si era rotto. Avete la cover con le vostre iniziali e questo ciondolo che si usa quest'anno, eh? Ok, dai, andiamo al mare, andiamo a farci un bel bagno. Ho proprio voglia di fare una nuotata. È proprio bello. Vai amore, riempiti di crema che oggi c'è un bellissimo sole caldo. Adesso chiamo anche Anastasia. Andata a prendere un po' d'acqua. Che caldo che fa, Vane? È caldissimo. Ehi, dove stai andando? Vanessa si è lanciata, bravissima. Ecco l'altra. Ciao. Ciao. Metti quei braccioli che qua l'acqua mi sembra un po' alta. Cosa ci fa? Dov'è? Tieni. Dai, adesso arrivo anch'io, Dopo andiamo sugli scogli, sì. Vanessa, non ti allontanare, stai qua. Allora, primo bagnetto finito e primo trauma avvenuto. Cos'è successo, amore mio? Ti fa male l'orecchio. Perché? Perché stavamo uscendo dall'acqua, è arrivata un'onda gigantesca, Vanessa l'ha vista e per salvarti dall'onda ti ha sollevata di peso e ti ha fatto male un orecchio. Ma io non ho ancora capito se ti fa male l'orecchio perché Vanessa ti ha dato una botta o per l'acqua. Per l'acqua, tu dici? Speriamo che ti passi, perché siamo già in crisi, appena arrivati al mare. Va bene, adesso tra un attimo andiamo sugli scogli, ok? Andiamo a vedere come sono. È uno snack? Io no, tu non hai voglia? Ok. Tu sì? Amore, cosa vuoi? Riz o le patatine quelle al formaggio? Eh? Il riz? Come stai? Un po' meglio? Ti fa ancora male, Ani? Come va, amore? Bene. Ti è passato? Completamente? Oh, che bella. Come? Secondo me è perché ho mangiato. Può darsi. Il cibo fa sempre un buon effetto, vero amore? Allora finisci di mangiare, eh? Sono contenta. Come? Quando ho finito di mangiare andiamo sugli scogli. Andiamo a farci un giretto sugli scogli, va bene? Sì. Allora andiamo sugli scogli. Se provi a salire ti fai male un piedino? Facciamo attenzione perché non abbiamo le scarpine, va bene? Dai, andiamo. Ho le mani tutte perché mi sa perché adesso ho ricoperto questo. Andiamo? Camminiamo, è bello camminare. È bello, sì. Bello, poi bello. Sulla sabbia è ancora più bello. Però, adesso voglio provare a non andare sull'acqua. Dai, va bene, vediamo se ci riesci. Io ci sono già finita adesso. Siamo quasi. Beh, questi scogli sono bassi, dai, ci si può arrivare tranquillamente, eh? Vero Ani? Non correre. No, non devi toccare l'acqua, va bene. Vediamo un po' cosa c'è su questi scoglietti. Attenzione perché la sabbia ha ricoperto. Anche su quelli, però l'acqua sale l'acqua. A noi proprio questi. Ma io ci vivo adesso. Manina. No, io sono brava. Vediamo se troviamo i granchietti, Vane. Non eri quella brava tu? Dai, dammi una mano. Attenta che cadi. Ci sono? C'è qualcosa? Ho visto un pesce gigante. Un pesce gigante? Un pesciolone. Andiamo qua. Se c'è qualcosa. Cosa troveremo? Ma tu veramente devi attraversare gli scogli senza toccare l'acqua? Sì, sì, sì. Stai attenta a non cadere, cocco bello, cocco fresco.
guarda, mi vedi, non dai, sì, guarda, sì, ti sto riprendendo, vai. Si bastava fare il giro da qua ed era già fatta. Anche hai attraversato. Ah, e sei riuscita a non toccare l'acqua? No, perché poi è piccolino. Eh sì, eh. Amore, adesso, lo. Poi quello è facilissimo, vedi? Qui è facilissimo? No. Ma io non devo toccare quella, allora. Anche se vale sale. Oh, andiamo là, però io posso andare sulla tabbia. Allora adesso devo attraversare. Certo, amore, è facilissimo. Ma basta tra. Non mi devi toccare. Sei piena di sabbia, io no. Va bene, hai perso, ok. Se io ti tocco hai perso, se tocchi l'acqua hai perso. No, se io ti tocco ho perso perché non mi devo chiudere, anche se tocco l'acqua. Va bene. Sei super coraggiosa. Navane. Wow, lì è difficile, eh? Eh sì. È impossibile non toccare l'acqua, Anastasia, se non passi dalla spiaggia. Brava. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, non mi sono toccata. Dai, dove devi andare tu? Che giro stai facendo? Che giro stai facendo? Solo acqua però con i piedi, non tutta. Ok. Bimbe, ma non vi fanno male i piedi? Dai, poi vi bruciano stasera, eh? Vane? Tanto non, io passo qua nell'acqua. E poi stasera vi bruciano i piedini, vi fanno male se camminate sulle rocce senza le scarpine. Bello qua però, mi piace. Allora bimbe, ultimo bagnetto che poi torniamo a casa. Tu stasera hai la diretta alle 19 su Instagram. Vane, hai finito di fare la doccia? Sì mamma, ho finito. Oddio mamma. Mamma vieni! Oh, oddio! Mamma aiuto! Cosa succede Vane? Cosa c'è? Cosa è successo? Mi si è incastrata la mano perché praticamente mi era caduto il bracciale per prendere. Ma come ti sei incastrata la mano? Ma sei sicuro? Sì. Non riesci? No. Ma dai, ma prova piano piano. Cos'è che è caduto lì? Oh, piano eh. Vane, Vane, ti spacchi una mano, calma. Non posso muovere. Hai fame? Perché aspetta un secondo, vieni a darmi una mano che Vanessa gli si è incastrata la mano dentro il termosifone, papà non c'è oltretutto, non so che cavolo devo fare, io non sono capace a smontare i termosifoni. Aiuto, aspetta. No, cosa? Guarda sotto, si vede una mano che ferma, vedi che questo qua mi ha fatto incastrare. Ma per un braccialetto tutta sta storia. Vane, con l'acqua magari non il sapone, magari, un po' di sapone. Ani, okay. Prendi il sapone, qualsiasi, prendi, vieni. Prova a buttargliene un po' qui, un pochino. Sì. Qua, fallo scivolare, schiaccia. Ok, aspetta. Un pochino, prendi quel bicchiere e butta un pochino d'acqua. Prendi il bicchiere degli spazzolini. Un po' di acqua. Sì, poco a poco, Ani, vai. Mi brucia. Ti brucia. Tieni un attimo, è scesa un po' d'acqua. Sì. Prova a muovere le dita un pochino. Prova un pochino. Ma dov'è che ti sei incastrato? Non capisco. Come hai fatto qua? Ci sono... al medio e al lingo. No, Vane. Prova, che ne so. Non so cosa dirti perché non riesco a capire. Fa vedere. Guarda le dita. Ma no. Dai, prova piano adesso. Dovrebbe scivolare, amore. Aspetta, magari col tovagliolo tirare fuori la mano. Col tovagliolo. Lo so, con lo spazzolino. Prendi uno spazzolino. Senti, io mi fido di te, io non lo so, non so come. Tieni. Si disincastrano. Dammi un altro con uno spazzolino. No, il tuo, quello. Sì, quello. Magari, aspetta. Non c'è nero. Ma dai. Okay, aspetta. Quasi è uscito, vedi che adesso... Hai un dito incastrato. Uscita? Sì. Brava, Vane.
Ma Dio, Vane, poverina, madonna. Anastasia, vai a prendere il ghiaccio, per favore. Mettilo dentro uno strofinaccio. Amore, ma dai. Ti fa male? No, amore, stai calma, che ti passa, no? Poverina. Ma amore, lo strofinaccio? Va bene, tira qua. Gioia, mi dispiace. Ti fa male, Ani? Vane? Senti, ascolta, se non ti passa me lo dici, perché hai avuto uno schiacciamento, ti porto in guardia medica, che qua c'è, va bene? Qua, proprio qua no, però, da queste parti. Mi dispiace, amore. E c'è stata una bella giornata, siamo andati al mare e si doveva rompere una mano. Ma poi per che cosa? Per un braccialetto che si è incastrato. Ma dov'è? Non lo vedo neanche. Quello azzurro, eccolo. Ma dai, ma ha fatto incastrarsi la mano? Magari con un coltello metteremo in mezzo il coltello, poi tiremo su. Eh sì, lei, poverina, ha messo la mano d'istinto e si è incastrata. Perché poi l'avrò comprato proprio qua. Ok, Ani, no, 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 non ci provare, guarda, lasciamo stare. Dai, ragazzi, come va? Un po' meglio? Madonna, come sei gonfia, rossa. Ah, poverina, gioia, amore mio. Dai, salutiamo i nostri cucciolini. E il braccialetto? Te ne compro un altro. Stai cercando di prendere il braccialetto? Adesso lo riusciamo? Stai attenta a non infilare più le mani. Secondo me bisogna. Aspetta, vai, aspetta. È caduto più in basso. Io prima l'ho preso con. Aspettate, vai. Cosa vi faccio? Vai. Cosa vuoi? Ci vuole qualcosa di lungo da attaccare. Allora, io prima con la forbice stavo facendo una cosa giusta, secondo me. Dai, attacca la forbice a questo. Ma non ci arriva. Qua. No, devi fare così. Aspetta, l'ho preso. No, non l'hai preso. Come faccio? Così? Lo devi spostare, magari spostandolo lui cade, hai capito? Aspetta, l'ho toccato, l'ho visto. E non riesci a spostarlo. Che cade sotto. No, perché la forbice punta da un'altra parte col bastoncino. Allora, è caduto. Guarda.